Lo step sequencer è un'ulteriore interfaccia per l'editing di note ed eventi MIDI. È stato introdotto in Logic Pro X nel 2020 con la versione 10.5 ed ha fatto sicuramente la felicità dei beatmaker, perché ripropone la logica simile a quella delle classiche drum machine. È quindi più adatto all'editing di pattern ritmici, anche se grazie alla versatilità degli strumenti digitali non è esclusa la possibilità di utilizzarlo per pattern melodici o armonici. In realtà lo step sequencer può essere usato anche per l'automazione di tracce audio, ma questo è un altro discorso, lo vedremo in episodi più avanzati. Predisponiamo intanto una traccia di strumento software con una patch di batteria per poter provare lo step sequencer. Qui selezioniamo una batteria. Ok, quindi con la traccia di strumento software o la traccia di strumento MIDI esterno selezionata, e facciamo attenzione che se fosse presente già una regione MIDI dobbiamo deselezionarla. Fai clic sul pulsante editor nella control bar e poi step sequencer. A questo punto, inserendo un primo step nell'editor, ecco, nella traccia viene creata una regione pattern. Torno indietro con Command Z. In alternativa, su una traccia MIDI puoi cliccare a vuoto col tasto destro e scegliere Create Pattern Region. Si crea la regione e si apre automaticamente anche l'editor. Se il pattern è già esistente, per aprirlo o anche chiuderlo basta fare doppio clic sulla regione. Per aprire invece lo step sequencer come finestra separata, vai dal menu Window e scegli Open Step Sequencer, utile per lavorare soprattutto con due monitor. Nella zona centrale dell'editor c'è la griglia del pattern con tutti gli step che si possono accendere e spegnere cliccandoci sopra. Con il progetto fermo, per ascoltare il nostro lavoro possiamo usare il pulsante di preview. In alternativa possiamo usare anche la combinazione di tasti Alt più spazio con la finestra dell'editor però selezionata. Ogni riga controlla un suono. Ogni step rappresenta il suono in una lunghezza di tempo definibile. E ci sono una serie di parametri configurabili per tutto il pattern, per ogni riga, per ogni singolo step. Un pattern, come abbiamo visto, è rappresentato da una regione di step sequencer nella tracks area. E ogni pattern è indipendente dagli altri nelle sue impostazioni o configurazioni. Quindi, vediamo per esempio, creo un nuovo pattern region, è assolutamente indipendente dal precedente. Una regione può anche essere duplicata, ma anche in questo caso mantiene l'indipendenza da quella di origine. La regione, come per altri tipi di regioni, può essere ridimensionata. In questo caso però il pattern prosegue nelle sue ripetizioni fino a tutta la durata della regione. Vediamo ora in dettaglio gli elementi dell'interfaccia. Come per gli altri editor, in alto trovi sempre un menu bar con i menu di editing, di funzioni e di visualizzazioni, il pulsante per mostrare il pattern browser e l'inspector, pulsante MIDI out, un selettore di edit mode, il pulsante di preview e i consueti controlli di zoom.
Sotto al menu bar ci sono i controlli generali del pattern, tra cui i pulsanti per l'aggiunta di nuove righe, la definizione del passo, la modalità di playback, rotazione, il nome del pattern e il numero di step. Ogni riga ha poi un suo header, che contiene un'icona, un triangolo di rivelazione e una serie di controlli. Il mute, il solo per ogni riga, un menu pop-up di assegnazione dello strumento, pulsanti per la definizione del passo, la modalità di playback, rotazioni e incremento e decremento dei valori. Aprendo il Pattern Browser, accedi a pattern e modelli preimpostati da usare per i tuoi progetti. Ecco, facciamo degli esempi. Annullo sempre. Da qui puoi anche salvare i tuoi pattern e i tuoi modelli personalizzati. Nell'inspector invece trovi una serie di controlli a schede per visualizzare e modificare le impostazioni di tutto il pattern, delle righe e degli step. Usando la modalità di modifica puoi controllare diversi attributi per ogni singolo step. Ad esempio possiamo cambiare la velocity, l'altezza delle note, dell'ottava, il numero di ripetizioni della nota, il ciclo per ogni riga e altri attributi. Quindi, per esempio, attiviamo la modifica sulla velocity e vediamo che su ogni step è apparso un selettore di valore della velocity. Quindi, ecco, vado semplicemente ad abbassare o ad alzare per cambiare il valore di velocity. Possiamo anche editare gli attributi di ogni singola nota aprendo il triangolo di rivelazione nell'intestazione e scegliendo gli attributi su cui agire. Ecco, qua vediamo tutti gli attributi attivi, rigo per la velocity e uno per note repeater, e qui anche possiamo andare a intervenire. La lunghezza del pattern invece è determinato principalmente dalla lunghezza del pattern in quanto tale, in termini di numero di step per ogni riga, e dal pattern step rate, che definisce la lunghezza di ogni step. Bene, se lo step editor non ha pienamente saziato gli appetiti degli appassionati del ritmo, consiglio di attendere con fiducia il prossimo episodio. Buon gioco!